Allora una risposta superba, insomma. Sì, oggi secondo me abbiamo dimostrato che domenica, come spesso succede, è un incidente di percorso, nel senso che domenica era stata una giornata storta dove gli episodi avevano fatto la differenza e ci siamo direi ripresi nel modo migliore, sia come risultato ma sia come prestazione. Dal primo secondo avevamo voglia di mostrare che se ce n'era bisogno, di far vedere che la squadra è sempre quella del 24 luglio, quindi oggi ha vinto su un campo difficile, penso senza subire se non in un'occasione un tiro dalla squadra avversaria che si è dimostrata anche oggi una squadra molto, molto valida, e quindi siamo tornati ad avere la nostra squadra, ma non l'avevamo mai persa, quindi siamo molto soddisfatti. Ecco, la difficoltà della partita è quasi difficile parlarne, perché praticamente al primo minuto questa voglia anche di attaccare, certamente il loro errore è un passaggio orizzontale, però lo spirito si è visto subito. Sì, hai detto bene, il loro errore, ma se tu non vai là a pressare, a fargli accentuare questo errore, probabilmente non la sblocchi. Quindi il fatto di aver sbloccato la partita dopo 20 secondi è sicuramente un valore aggiunto, ma questi ragazzi hanno queste qualità, hanno voglia, hanno grinta, hanno qualità, e quindi il risultato oggi mi sembra che parli chiaro. Poi più che altro il secondo tempo è stata una lunga e tranquilla discesa verso la vittoria, senza rischiare mai, senza avere affanno. Sì, siamo stati bravi, perché comunque loro hanno dei giocatori che in queste situazioni, ma come in altre, possono crearti delle difficoltà. E chiaramente avendo un giocatore come Trombetta e un giocatore come Menarini, che sulle palle native le calcia bene, possono sempre crearti dei problemi. Quindi il pericolo era che loro riaprissero la gara, si potesse magari andare a complicarsi un po' la gestione della stessa. Però penso che non le abbiamo mai dato l'occasione di riaprirla, anzi forse potevamo gestire meglio delle ripartenze, che però ci mancherebbe. Hanno fatto il massimo, e quindi penso che nel secondo tempo siamo riusciti a gestirla abbastanza bene, direi di sì. Mi pare che anche i ragazzi più giovani, insomma, si sono comportati con la freddezza e l'equilibrio dei veterani. Esatto, esatto. Sì, direi che i ragazzi, gli under, che secondo me sono degli over, perché ormai under hanno abbastanza esperienza, arrivano già dai campionati dove sono stati protagonisti, quindi anche oggi hanno dimostrato che possono sicuramente dare una mano anche a quelli più esperti. Raccontami quel gol che hai fatto, che io non l'ho capito, raccontamelo. No, me l'ha data Rapai la palla, col difensore l'ho puntato veloce, quando sono arrivato al portiere era già così e ho fatto il tocco sotto. Ti piacciono i pallonetti? No, non è che mi piacciono, è che in base a come è messo il portiere devo cercare l'angolo più sicuro per metterla dentro. Per te è stata una vittoria molto importante, ma non difficile. È anche molto difficile, perché questa è una squadra fortissima. Ho giocato anche contro l'anno scorso. È una squadra che gioca, che propone un gioco. Quindi noi siamo venuti qua all'intenzione di andare forte, aggredirli e rubargli palla. Invece è successo quello dopo 5 secondi, credo. Abbiamo fatto il primo gol e poi dopo è arrivato il secondo gol. Però è stata una partita molto difficile. Era difficile giocare su un campo del genere? Sì, un campo così è sempre difficile giocare. Però noi siamo stati bravi oggi a non perdere la testa, a cercare di fare il nostro gioco fino alla fine. Anche il secondo gol, effettivamente, se ci pensi, nasce da un recupero di Rapai a centrocampo molto determinato, e poi dopo nasce il gol del 2-0. Sì, giusto, è stato così, perché quando recuperiamo palla dobbiamo ripartire forte e cercare il punto debole dell'altra squadra. Invece per fortuna è successo così, e quando mi è arrivato la palla non ho pensato due volte, ho fatto quel che mi è venuto in mente, è successo così e poi è arrivato il gol. E poi anche in difesa hai dato una mano, perché sulle palle inattive ne hai preso alcune. Giocando qui in questa categoria non basta solo fare il gol, basta anche aiutare la squadra, aiutarla a difendere, difendere tutti insieme, attaccare tutti insieme, la cosa più importante. Questo è il risultato prima della sosta, perché sai che domenica non giocheremo. È una carica maggiore per la squadra?
Io non lo so, noi cercheremo di allenarsi al massimo come abbiamo sempre fatto e facciamo una settimana, credo che faremo una settimana normale come di solito, e allenarsi al massimo e pensare già alla partita prossima, perché no, sarà anche un'altra partita difficile. Dura. Sì, sì.